Esplosione in studio. Baby Touché affronta Del Debbio in diretta. Ecco cosa è accaduto. Prima di iniziare, cogli l'occasione di iscriverti al nostro canale attivando la campanella e lascia il tuo mi piace. Nell'ultima puntata esplosiva di Dritto e Rovescio, il trapper Baby Touché, noto tanto per i suoi testi taglienti quanto per i guai con la legge, ha scatenato un vero e proprio terremoto. Senza mezzi termini, Baby Touché ha deciso di abbandonare lo studio non una, ma ben due volte, dando vita a momenti di tensione che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Il primo scontro è avvenuto quando Baby Touché ha attaccato verbalmente DJ Ringo, paragonandolo a Totò Riina, un'affermazione che ha immediatamente scatenato la reazione decisa del conduttore, Paolo Del Debbio. Con fermezza, Del Debbio ha intimato a Baby Touché di scusarsi o di lasciare lo studio, una sfida accettata dal rapper con un secco «Buona giornata, grazie a tutti». Ma la storia non finisce qui. Dopo un breve periodo di calma apparente, Baby Touché fa ritorno sul set, solo per trovarsi di nuovo al centro di un conflitto. Questa volta la tensione sale alle stelle quando dichiara di non essere stato rispettato dall'inizio della trasmissione. Parole che portano Del Debbio a un'azione senza precedenti, esortando il trapper a lasciare definitivamente lo studio. La puntata si conclude con le sincere scuse di Del Debbio al pubblico. Scuse per aver raggiunto un livello di bassezza totale e per aver ospitato personaggi che mostrano un tale livello di arroganza e maleducazione. Questo episodio, senza dubbio, passerà alla storia di Dritto e Rovescio per l'intensità e l'imprevedibilità degli eventi. E tu? Cosa ne pensi di questo clamoroso episodio? La reazione di Baby Touché è stata giustificata o troppo estrema? Scrivicelo nei commenti e discutiamone insieme!